La ragazza con l'incisione sulla faccia si siede nel posto dell'imputata poco dopo le 9 del mattino. Il segno in quel momento non lo nota quasi nessuno. È piccolo, sulla guancia destra, in alto, nascosto dai capelli. Tecnicamente è una scarificazione, cioè un'incisione fatta a mano con un bisturi. Ed è un marchio, una A, l'iniziale di Alexander, Alexander Böttcher. C'è anche lui nella stanza. Sta seduto dalla parte opposta rispetto a Martina Levato, su una panca di legno, dentro una gabbia di sbarre. Alex e Martina hanno passato la notte in questura. Ora sono nell'aula dei processi per direttissima del Tribunale di Milano. Dopo di loro entra l'avvocato Tosoni, incaricato dalla famiglia di Pietro Barbini, il ragazzo aggredito con l'acido il giorno prima in via Carcano. Il legale di tutta la vicenda sa ancora molto poco. Già in quella sede la Martina Levato rende subito l'interrogatorio contro il parere dei propri legali. Mi ricordo che i legali gli avevano detto se aveva la facoltà di rispondere, invece disse no, no, io voglio parlare. Già lì la Martina Levato si assunse la responsabilità personale di aver lanciato l'accio nei confronti di Pietro Barbini. In sintesi la giustificò dicendo che lui la perseguitava dal punto di vista personale, sessuale, cioè era una sorta un po' di stalking che le dava molto fastidio, la sminuiva, la trattava, insomma, come una donna oggetto. Quello che ho commesso, l'ho commesso perché dietro c'era una forte sofferenza e un forte, a mio avviso, crollo psicologico che ho avuto nei mesi precedenti, ma anche negli anni precedenti. Escluse nella maniera più assoluta che il Böttcher c'entrasse con questa vicenda. Böttcher che era stato arrestato in flagranza di reato avendo inseguito Pietro con un martello in mano. Mi colpì questa cosa perché era una sorta di, tra virgolette, talebana che contro ogni evidenza voleva assolutamente salvare e tenere fuori il proprio compagno. Davanti al giudice monocratico, quindi, Martina Levato dice che il suo fidanzato Alexander, arrestato la sera prima dopo aver inseguito Pietro brandendo un martello, non c'entra niente, che si trovava lì praticamente per caso. Una prima versione dei fatti che successivamente cambierà e sarà smentita molte volte. La prima udienza del processo si chiude in poco più di un'ora. Martina ha confessato. Böttcher è stato arrestato in flagranza. Ce n'è abbastanza perché il giudice decida di tenerli in carcere in attesa delle indagini. Fuori, papà! Acido! Polizia! Questa è la storia di un rapporto malato che si trasforma in un'associazione per fare del male. Quella dell'acido è un'arma micidiale. Penetra e continua a lavorare. E non c'è niente da fare. È la storia di una serie di aggressioni che hanno stravolto la vita di ragazzi qualsiasi in nome di un'assurda idea di purificazione. C'era una strategia criminale pazza che animava Alexander Böttcher e Martina Levato. Cioè, mi sentivo una persona sporca. È una papilla logica. Ed è la storia della difficile ricerca di una spiegazione che desse un senso a questa violenza. Io sono Francesco Giambertone e questo è Diabolica, la coppia dell'acido, un podcast del Corriere della Sera scritto con Gianni Santucci ed Elisabetta Andreis. Finita l'udienza, l'avvocato Tosoni va in ospedale per incontrare per la prima volta Pietro, il suo assistito. Andai a Neguarda nel reparto grandi ustioni. Mi ricordo che prima di poter interloquire con lui venne da me un professore, quello che lo seguiva, e mi disse: lei avvocato, si rende conto in che condizioni è Pietro? Dico: non lo so, me lo posso immaginare. No, glielo dico perché non si impressioni, se la sente. Io ho detto: beh sì, me la sento. In effetti Pietro aveva anche delle bende, però aveva il viso tutto gonfio. Mi è rimasta questa immagine come di Elephant Man, cioè di questa testa tutta gonfia, questa faccia tutta gonfia, rossa, parte bendata, sproporzionata rispetto al corpo. Poi dopo nel tempo tutta questa situazione un po' rientrerà, si sgonfierà, però è stato un impatto molto forte. Lì ho percepito una cosa che potevo anche pensare, di quanto fosse devastante l'acido.
Oltre alla sofferenza fisica, Pietro è in preda agli interrogativi. Martina era stata una sua compagna di classe al liceo e i rapporti, racconterà all'avvocato e alla polizia, a quei tempi erano ottimi. Lei, una ragazza mora e sorridente, a scuola era bravissima e Pietro la chiamava quasi tutti i giorni per confrontare i compiti. Una volta, in seconda liceo, si erano baciati durante una gita scolastica, ma niente di più. Al Parini, Pietro era un ragazzo molto popolare, come ricorderà anche Martina nel corso delle perizie disposte dal tribunale. Tra l'altro era una persona molto stimata all'interno della classe e della scuola, perché era ritenuto dalle ragazze il più bello, il più affascinante, e quindi è come se il suo giudizio in qualche modo avesse un peso nei miei confronti, perché magari poteva essere ascoltato da altri, altri potevano prendere l'esempio. Nella classe veniva chiamato il sublime, sia dai maschi che dalle femmine, come a indicare anche una certa ammirazione. Nel letto del reparto grandi ustionati, con le bende sul viso, Pietro ripensa a Martina. Si chiede, e poi glielo chiederà anche la polizia, perché lei potesse avercela con lui al punto da volerlo sfregiare con l'acido. Da quando si è trasferito negli Stati Uniti, hanno continuato a sentirsi su WhatsApp e su Facebook. Hanno poco più di 20 anni, si fanno qualche battuta, lui ogni tanto chiede a Martina di mandargli delle foto del suo corpo, lei a volte si nega e a volte sta al gioco. A Pietro vengono in mente 3 eventi in particolare. Uno risale a 1 anno e mezzo prima, luglio del 2013. Pietro Barbini è tornato a Milano per passare l'estate a casa dei genitori, un elegante appartamento a pochi metri dall'Università Cattolica, in pieno centro. Sa che Martina, dopo il liceo, si è iscritta a economia proprio alla Cattolica e un giorno le scrive chiedendole di vedersi. Si danno appuntamento a casa di Pietro. Lui scende a prenderla davanti al portone, poi si chiudono in camera. Martina gli racconta che da aprile si è fidanzata con un ragazzo che lei chiama l'amministratore delegato. Martina dice che però non ha problemi a tradirlo. Molti mesi dopo, davanti al pubblico ministero, entrambi parleranno dei minuti successivi come di un breve contatto sessuale. Da allora non si sono più visti. Però sono rimasti in contatto. E negli ultimi messaggi, come si vede dalle chat di WhatsApp che Pietro consegnerà alla polizia, c'è stata tensione. È l'inizio di giugno del 2014. Pietro scrive una battuta a sfondo sessuale e stavolta Martina risponde piccata. Questa è la loro chat, letta da 2 speaker. Non ci siamo capiti. Un giorno ti voglio parlare. Devo dirti delle cose. L'ultima volta a casa tua c'ero venuta per ripicca nei confronti del mio fidanzato, che la sera prima aveva baciato un'altra davanti a me, e io mi ero sentita umiliata. Ero venuta da te per attuare questa punizione verso Alexander. Poi cominciano gli insulti. Sai, dopo che me ne sono andata, non riuscivo a togliermi la tua puzza di dosso. Con te ho toccato il fondo e per questo sono stata male per mesi. Voglio tagliare definitivamente con uno schifoso arrogante montato come te. E cancellami dagli amici di Facebook, perché se il mio ragazzo dovesse sapere di te, mi lascerebbe seduta stante, e lui è l'uomo della mia vita. Sono innamoratissima, ho anche il suo nome tatuato sul seno. Lui è molto figo, nemmeno me lo merito uno così. Pietro è turbato, risponde agli insulti di Martina con altri insulti. La conversazione si interrompe, poi riprende un paio di settimane dopo, con gli stessi toni di astio reciproco. Pietro a quel punto fa un'altra cosa. Le inoltra la schermata di una chat di WhatsApp. Sono i messaggi che Alexander, il fidanzato di lei, aveva mandato a Pietro il giorno prima. Pietro non l'aveva mai visto di persona, solo in qualche foto su Facebook. Alex doveva aver trovato il suo numero sul telefono di Martina e gli aveva fatto una richiesta piuttosto strana. Voglio punirla per questa cosa che dice di essere la mia ragazza. Lei fa qualsiasi cosa per me. Considera che sta per tatuarsi il mio nome sul culo. Pensavo di punirla con te se mi dai una mano. La proposta è un rapporto sessuale a 3. Su questi messaggi è necessario soffermarsi, perché sono un punto chiave dell'intera storia, non solo per l'inchiesta.
Questi messaggi rappresentano meglio di qualsiasi altro documento il completo slittamento dei piani di realtà. Pietro è un ragazzo che fa una vita sana, che ha rapporti sociali normali. Martina e Alexander gli si accostano col loro mondo ormai morboso. Parlano di umiliazione, di sottomissione, di tatuaggi simbolici come marchiature, di sesso come forma di punizione. Sembrano volerlo attirare nelle dinamiche deviate di una setta. Pietro allora si ferma, prende le distanze. Conserva solo l'umanità per consigliare alla sua ex compagna di classe di lasciare quell'uomo. Aggiunge: odio i ragazzi che trattano male le ragazze. Martina però non vuole nessun aiuto, tantomeno da Pietro. Come mi tratta Alex sono problemi miei, gli scrive. Piovono altri insulti. Poi l'ultimo definitivo mi fai schifo di Martina a Pietro e addio. Stando al successivo racconto della ragazza, il piano di Alex per punirla insieme a Pietro sarebbe stato solo uno scherzo di cattivo gusto del suo fidanzato verso di lei. E lì ho avuto un bel crollo perché non mi aspettavo che lui potesse scrivere dei messaggi proprio a questa persona. E poi mi ha spiegato quali erano le sue intenzioni, che comunque era soltanto uno scherzo, però ci sono voluti dei giorni affinché io capissi le reali intenzioni di Alexander e mi riprendessi, perché comunque non è stato un bel gesto da parte sua. Dopo quella lite via chat, tra Martina e Pietro passano 5 mesi di silenzio. Pietro le scrive di nuovo a fine novembre: spero che tu stia bene, mi dispiace per come sono andate le cose. Lei non risponde. Pietro le manda un altro messaggio il 25 dicembre. Auguri Marti, passa un buon Natale, un bacio. Nessuna risposta. 3 giorni dopo, lei gli tirerà in faccia un flacone di acido. A poche stanze da quella di Pietro, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda, c'è un altro ragazzo in condizioni simili. Si chiama Stefano Savi e non ha la più pallida idea di chi siano Martina Levato, Alexander Böttcher e Pietro Barbini. Non sa nemmeno chi lo abbia ridotto così, una notte di 2 mesi prima. Soprattutto Stefano non sa il perché. Anche lui, come ricorda la dirigente di polizia Maria Josefa Alcicchia, è una vittima di un'aggressione, se possibile, ancora più inconcepibile. Perché questa storia ha tante vittime, forse vittime sono un po' tutti, autori e anche chi ha subito le aggressioni. Ma la vittima più vittima di tutti, il vero agnello sacrificale di questa vicenda terribile e di malvagità, è Stefano Savi. 1 novembre 2014, 2 mesi prima che Pietro Barbini venisse sfregiato con l'acido. Milano si prepara al suo sabato notte, uno dei primi in cui l'autunno comincia a farsi sentire sotto le giacche. Ai tavoli dei ristoranti i ragazzi e le ragazze bevono e ridono prima di far serata. Stefano Savi ha 25 anni e di serate ne fa parecchie. Studia economia all'Università Bicocca e per guadagnare qualche soldo ha iniziato a lavorare come PR nelle discoteche. Stefano ci sa fare, è alto, ha i capelli neri e il pizzetto, una parlantina molto milanese. Soprattutto, come Pietro, è un ragazzo sano. Oggi, ricordando quel periodo, parla di sé come di un giovane come tanti altri. Niente, una persona normalissima, studiavo, avevo iniziato a lavorare, uscivo con gli amici, nel senso vita normale, cioè weekend si esce, si va a cena, aperitivo, serate, ragazze, una vita normalissima, niente di eccezionale. Locali, sì, vabbè, discoteche, le club, Hollywood, Tocqueville, Viblos, Old Fashion, Cavalli, insomma un po' tutte. Quando va in discoteca è sempre insieme a una grossa compagnia di amici. Non mancano mai Federico, detto Povic, il suo migliore amico, e il fratello gemello di Stefano, Luca. Non sono proprio uguali, ma si somigliano molto. Il programma, per il 1 novembre, è lo stesso di molti altri sabati. Prima un salto alla Cantina del Giannone, un ristorante vicino al Parco Sempione, di proprietà di un amico, e poi tutti al The Club, una discoteca a poche decine di metri da lì. Quella sera prendo, vado al Giannone con dei miei amici dopo cena.
Verso le 10:30-11 arrivano degli altri amici con la nostra amica russa che era venuta in vacanza a Milano. Beviamo qualcosa, verso le 2:30 andiamo al The Club a ballare. Stiamo lì fino alle 5, poi alle 5 porto a casa Povich, mio amico, e quest'altra nostra amica a casa. Stefano ha finito il giro di riaccompagnamenti. La serata è andata bene e il ritorno è stato tranquillo. Ora è quasi a casa. Una villetta con giardino, dove abita con i genitori, il fratello e la nonna, in una via lunga e stretta non lontana dallo stadio di San Siro. Per entrare nel garage, deve aprire il cancello che dà sulla strada. È un'operazione di pochi secondi, di quelle che fai senza neanche pensare, e soprattutto senza controllare se intorno a te c'è qualcun altro. Scendo e vedo una persona che mi spunta da dietro. Allora, mi giro e niente, mi lancio qualcosa in faccia e non ci vedo più. Al che prendo, cerco di colpirla con un calcio, ma non riesco. Riesco a prendere, andare in giardino, a prendere delle per pulirmi gli occhi, per cercare di vedere, ma non riesco. Quindi faccio le scale di casa esterne, riesco a bussare alla porta e mi apre mio padre. Il padre di Stefano Savi si chiama Alberto. È un omone di 1,90 m, ha l'aria pacata e forte. La devastazione che entra nella sua famiglia s'associa a un suono, il rumore di colpi contro la porta di casa. Tutti eravamo a dormire, a un certo punto sentiamo picchiare alla porta di entrata, ma veramente in modo manesco, brutale. Mi sono alzato, ho aperto e mi sono trovato davanti Stefano, color marrone, testa di moro, aveva tutta la faccia completamente marrone. E che ci siamo tutti domandati cosa fosse successo. Lui diceva che qualcuno gli aveva buttato del liquido addosso, ma ovviamente nessuno pensava ad una cosa del genere. Non è chiaro chi né che cosa abbiano tirato sulla faccia di Stefano, ma la pelle gli brucia e da un occhio non vede più niente. Subito l'ho messo sotto il rubinetto dell'acqua fredda che abbiamo da basso. Sono uscito perché la macchina era rimasta su un passo carraio e ho visto che c'era del liquido a terra che io ho toccato con le mani per sentire anche che odore avesse. Mi sono ustionato appunto nel naso, tanto per dire. E poi da lì abbiamo chiamato un nostro amico medico e l'abbiamo praticamente portato all'oftalmico in, penso in 5 minuti. L'hanno preso in carico. Hanno cominciato a fargli tutti i lavaggi agli occhi, perché la cosa più importante erano gli occhi. Ma lì nessuno aveva ancora pensato a cosa fosse successo, soprattutto perché fino a quando, dopo 2 o 3 ore, i medici hanno fatto partire una denuncia, quindi è arrivata la polizia, hanno fatto il loro lavoro con rilevamenti, foto e tutto quanto, e da lì è partita un po' la denuncia contro ignoti, perché al momento non si sapeva niente. La faccia di Stefano Savi, come accadrà a Pietro Barbini 2 mesi dopo, si gonfia a dismisura. L'acido gli corrode la pelle e scioglie i lineamenti. Presto i medici si rendono conto che non è più un lavoro per l'ospedale oftalmico del Fatebene Fratelli. Bisogna portarlo ai grandi ustionati di Niguarda. Andato via da Fatebene Fratelli, poi sono andato al Niguarda, al pronto soccorso, è arrivato il mio futuro medico, uno dei miei futuri medici, dottor Bonomi, che ha preso e aveva già detto che la situazione era praticamente irrimediabile. Stefano e tutta la famiglia Savi entrano così in un vortice drammatico. Da una parte c'è un figlio sfregiato, quasi accecato, che dovrà sottoporsi a decine di operazioni. Dall'altra, il mistero di chi e perché gli abbia potuto fare questo. Quando sono arrivato a Niguarda, dopo 2 o 3 giorni, è venuta la polizia a interrogarmi per farmi delle domande, per chiedermi i telefoni, con le password per le mail, le password per i telefoni, per prendere e fare delle verifiche, per cercare di capire se avessi avuto dei conflitti con qualcuno, per riuscire a capire chi potesse essere stato ad aggredirmi. Non solo per Stefano, ma per tutta la sua cerchia, amici, amiche e familiari, cominciano gli interrogatori della polizia, che indaga sulla loro vita in cerca di una macchia, uno screzio, in cerca di qualcuno che potesse volere loro del male. Poi praticamente è arrivata la polizia scientifica, che ci ha messo praticamente sotto sopra casa. Hanno cominciato a monitorarci i telefoni,
conti correnti, tutto quello che era la nostra vita privata, con la speranza di capire cosa fosse successo e soprattutto chi fosse stato. Davanti agli agenti, agli avvocati e anche a suo padre, Stefano giura di non avere mai avuto problemi con nessuno. Il legale della famiglia, Andrea Orabona, ricorda di aver rivolto anche lui domande piuttosto pressanti al ragazzo. Prima che venissero identificati i colpevoli, cercammo noi difensori, i familiari, di compulsare Stefano perché avevamo dei dubbi sul fatto che non ci dicesse la verità, perché nella maggior parte delle ipotesi queste aggressioni vengono fatte per determinati motivi, con un movente ben specifico. Ma Stefano assolutamente cercò di ricordare, contattò anche tutti gli amici, cercò di scavare in tutti i modi nel suo passato. Ci furono anche dei momenti di dissidio tra i familiari e Stefano, ma non perché mancasse la fiducia nei confronti di Stefano, ma perché non si riusciva a comprendere come potesse essere stato vittima di un'aggressione gratuita. Io gli ho detto, cioè, attenzione a quello che state facendo. Voi dite che non avete fatto niente. Lo state dicendo anche davanti ad un funzionario di polizia. Se salta fuori il contrario, dopo è peggio. Quindi dite esattamente quello che dovete dire. Allora hanno detto, noi non abbiamo fatto niente, nessuno ha fatto niente, non abbiamo avuto diverbi, discussioni, litigato, zero. Quindi ho detto, vabbè, se lo dite voi, a un certo punto mi devo fidare, se no. Gli investigatori battono diverse piste, interrogano tutti gli amici di Stefano e suo fratello Luca. Arrivano a ipotizzare, senza grande convinzione, che possa essere stato Luca ad aver combinato qualche guaio e che qualcuno che voleva farla pagare a lui se la sia presa per sbaglio con il suo gemello. Pensavano che mio fratello, facendo tipo il maestro di box, Thai box così, magari si fosse inimicato qualcuno in palestra e che quindi avessero scambiato per lui, ma in realtà no. Tutte le attività investigative svolte sul caso di Stefano Savi, a distanza di mesi quando poi accade l'episodio di Barbini, erano tutte senza esito, perché Stefano Savi è un ragazzo per bene. Lei è di nuovo Maria Iose Falcicchia, dirigente di polizia. È un ragazzo senza scheletri nell'armadio, senza ombre, ben voluto da tutti, con un bellissimo rapporto con i genitori, un fratello gemello. Una vita fatta di piccole cose per lui importanti. Non aveva mai fatto del male a nessuno e non c'entrava nulla con Martina Levato. I crimini violenti hanno effetti che si propagano a dismisura sulla vita delle vittime. Oltre ai danni diretti, la violenza scava nella mente di chi l'ha subita, fa nascere paure e fantasmi, altera o mette alla prova i rapporti nelle famiglie, sconvolge la quotidianità. La situazione in casa molto tesa. Tempo di stare lì a fare discussioni era molto poco, perché io ho dormito per 90 giorni una media di 3 ore a notte. Perché io uscivo di casa, andavo al lavoro, tornavo alle 5 e mezza all'ospedale, stavo lì fino alle 9, accompagnavo a casa mia moglie, tornavo, stavo lì fino alle mezzanotte, l'una alle 2, tornavo a casa, dormivo 3 ore e alle 6 ripartivo. Questo l'ho fatto per 90 giorni. Mentre la polizia scandaglia telefoni, tabulati, centinaia di telecamere in città, per Stefano cominciano gli interventi al viso. I chirurghi plastici che tentano di salvare e ricostruire quel che possono e spiegano al paziente che il suo volto non potrà più tornare come prima. In totale, in 3 mesi, ho fatto 15 operazioni. Dopo 3 mesi sono uscito dall'ospedale e ho dovuto continuare a operarmi per altri 4 anni, più o meno. All'epoca studiavo alla Bicocca, economia aziendale, vabbè, ovviamente ho dovuto lasciare, anche perché poi tra 3 mesi di ospedale, poi più gli anni dopo di ospedale, più il fatto che non ci vedevo più benissimo, studiare è diventato abbastanza complicato, anche perché per leggere una pagina normale magari ci mettevo 40 minuti, cioè, per capirla, quindi ho lasciato. Quando il male è così estremo e allo stesso tempo così immotivato, diventa difficile da descrivere, quasi impossibile. Vale per tutte le vittime di un agguato con l'acido. Le sole parole che possono avvicinarsi a una spiegazione hanno echi biblici. Calvario, afflizione, prolungato patimento.
Quello per accettare la nuova vita da sfregiato è un cammino di dolore che Stefano percorre con coraggio, accompagnato da tutta la famiglia e dagli amici. Con questa guaina schiacciava e guariva le cicatrici. Poi è subentrato il discorso della maschera al silicone che lui doveva portare all'inizio un'ora, due ore, però doveva essere progressivo. Lui praticamente poi nell'arco di una giornata non la portava per due ore. Quindi le altre 20-22 ore lui aveva sempre su questa maschera in silicone, tipo Hannibal Lecter. Aveva solo il foro degli occhi, neanche della bocca e quello del naso, almeno per respirare. Poi c'era il discorso delle creme, poi ha cominciato con terapie al laser per spaccare le cicatrici, anche quelle erano, diciamo, interventi dolorosi. Lui non si è mai lamentato, mai. E sono convintissimo che il dolore lo sentiva. E come? È che c'è un grado di sopportazione che è molto alto. Molto alto. E poi c'è il percorso psicologico, quello di un bel ragazzo di 25 anni che allo specchio non si vedrà mai più come prima. Ovviamente dopo l'aggressione, dopo tutte le prime operazioni, non mi sono mai visto allo specchio perché ero fasciato, bendato. Prima di uscire dall'ospedale mi sono riviso, dopo tipo 2 mesi e mezzo, con la Fernanda, la dottoressa Settembrini, che mi aveva chiesto cosa ne pensassi e ho detto, vabbè, in realtà, cioè, pensavo peggio, onestamente, era comunque un buon punto di partenza per poter prendere e fare poi dell'altro, per insomma ricostruire un po' tutto quello che era stato danneggiato. Cioè, quando mi sono visto, avevo già fatto tutto il trapianto della pelle, diciamo il grosso del lavoro. Ho fatto tutto il trapianto della pelle in faccia, sul collo, sulle mani. Quindi sì, cioè, ero tanto arrossato, gonfio. Poi i miei amici mi hanno detto, sì, obiettivamente non sei proprio, cioè, Brad Pitt. Avendo un fratello gemello tutti pensavano che, ah, oddio, adesso vedrà il fratello gemello e andrà tipo in depressione, ma in realtà non siamo mai stati uguali, quindi non si è verificato nulla di tutto ciò, né depressione, malumori, niente di tutto questo. Fin quando è rimasto in ospedale, lui lì era in un nido, era protetto. Tutto quello di cui avesse bisogno era lì. Uscendo con una sua nuova faccia era un problema enorme. Infatti gli ho detto, fin quando non sarò a posto come dico io non uscirò mai di casa. Vabbè, non è stato così facile da accettare, e lo dovevi accettare perché comunque non è un ragazzino, ma era un uomo comunque. In tanti sono stati bravi, lui per primo, perché io onestamente non pensavo che fosse così determinato, mai, l'avrei pensato. Io gli avevo fatto una promessa fin dal primo giorno. Oggi la sto ancora mantenendo. Qualsiasi cosa ha bisogno, io ci sono. Faccio, ho già fatto, anche in giornata, solo per accompagnarlo ai controlli, tornare a forcare, anche 200 km al giorno. Non mi interessa. Perché comunque, vabbè, io ho la mia vita, il mio lavoro, ma lui è la priorità assoluta, sempre e su tutto. Le strade erano due. O ti abbatti e non ne esci più, e vai in depressione totale, o reagisci e dimostri quello che sei. E lui ha dimostrato quello che è. Mentre Stefano Savi è ancora in ospedale, a indagare non sono solo i poliziotti. Anche i suoi amici provano a capire chi potesse avercela così tanto con lui da volerlo colpire in quel modo così vigliacco e feroce. Spesso si ritrovano alla cantina del Giannone, dove erano andati a bere la sera del 1° novembre. Tra di loro c'è Ulderico Loretucci. È socio di maggioranza del ristorante e ha anche alcune quote di una discoteca abbastanza famosa in quel periodo, Il Divina, un piccolo club del centro, non lontano dalle colonne di San Lorenzo, dove si fa musica house e commerciale. Ci vanno soprattutto il giovedì e il sabato gli studenti delle università private. Stefano e gli altri finivano spesso al Divina, dopo le cene dal Giannone. Una sera di fine novembre, mentre Loretucci è nel ristorante insieme a Federico detto Povic, uno dei più cari amici di Stefano, riceve una telefonata. Gianluca, un buttafuori del Divina, gli dice che lì davanti a lui, in coda per entrare a ballare, c'è un ragazzo che ha raccontato ad altri una storia molto simile a quella di Stefano. Si chiama Giuliano Carparelli, fa il fotografo di moda,
è un bel ragazzo moro di origini pugliesi, con i capelli corti e la barbetta. Dice che pochi giorni prima una ragazza gli ha lanciato addosso dell'acido davanti a casa. Lui si è riparato per miracolo con un ombrello e lei è scappata. Da allora Giuliano dorme da amici perché ha paura di tornare nel suo appartamento. Ulderico e Povic si precipitano al Divina, incontrano Giuliano, si fanno ripetere tutta la storia e si scambiano i numeri di cellulare. Fino a che arriva il 28 dicembre. Pietro Barbini viene aggredito, Alexander Böcher e Martina Levato vengono arrestati e nei giorni seguenti le loro foto compaiono in televisione e sui giornali. Ecco, quelle foto sono come un interruttore che all'improvviso attiva i fili che possono collegare le aggressioni fino a quel momento inspiegabili. Il primo legame emerge con una telefonata. A riceverla è l'avvocato Tosoni, il legale della famiglia Barbini. Venni contattato da questa persona tramite un amico comune di Pietro Barbini che si chiama Giuliano Carparelli e mi chiama in studio e mi dice: ho bisogno, avvocato, ho bisogno di vederla, eccetera. Allora lo faccio venire in studio e lui si presenta con la fotografia del giornale, forse proprio del Corriere della Sera o comunque a colori, del Böcher e della Martina Levato e mi dice: io sono sicuro che i due che hanno fatto l'attentato nei miei confronti finalmente per me hanno un volto e sono questi due raffigurati sul giornale, sono disposto a confermarlo in qualsiasi sede perché i tratti della ragazza sono identici, mi ricordo perfettamente gli occhi, i tratti del Böcher, anche se era incappucciato, mi ricordo questi riccioli biondi che uscivano dal cappuccio e quindi finalmente hanno un volto le persone che per mesi di angoscia non sapevo come mai si fossero rivolte ai miei confronti. Anche Ulderico e Povic osservano le foto e sono tra i primi ad andare a trovare Stefano in ospedale con i quotidiani in mano. Gli chiedono se riconosca quei volti. Stefano però non li ha mai visti. I due ragazzi continuano a pensarci, a fare ipotesi e iniziano a mettere insieme una sequenza. C'è il loro amico aggredito con l'acido all'inizio di novembre. Poi quel fotografo Giuliano Carparelli scampato pochi giorni dopo a un'aggressione simile. E infine l'altro ragazzo, Pietro Barbini, sfregiato sempre con l'acido poco prima di Capodanno. Ma cosa possono avere in comune per essere diventati tutti e tre bersaglio di una violenza così feroce? Di certo tra di loro non si conoscono. Fino a che gli amici di Stefano Savi hanno un'intuizione e mostrano a suo padre Alberto la foto col volto del fotografo pugliese. Io l'ho scoperto una sera all'ospedale quando uno dei suoi amici mi ha fatto vedere la foto che non era Stefano, non era Luca che è suo fratello gemello, ma era Giuliano Carparelli. Io quando l'ho visto gli ho detto: questo è Stefano. Stefano è stato scambiato per questa persona. Perché sono troppo uguali, troppo uguali. La foto credo che l'abbia presa da Facebook o non lo so. Poi avevo quella foto dove uno in fianco all'altro si poteva dire che erano i fratelli gemelli, era il terzo gemello. Eccolo, l'altro collegamento. Le indagini col tempo dimostreranno che lo sgomento di quell'intuizione era fondato. Stefano Savi è stato sfregiato per uno sbaglio, per uno scambio di persona. Chi gli ha rovinato la vita nemmeno lo conosceva. Quando si arriva a questa conclusione è l'avvocato Rabona a comunicarlo. Andai dai genitori di Stefano a casa, ne parlai anche con Stefano e la commozione fu molto forte. Scoppiarono tutti in lacrime, non solo perché comunque erano stati identificati i colpevoli, erano Alexander Böcher e Martina Levato, c'era di più, c'era un dolore ancora più profondo dovuto al fatto che Stefano si era trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e era paradossale poter pensare come avesse subito un'aggressione da persone che non conosceva e per dei motivi assolutamente inesistenti nei suoi confronti, visto appunto che non aveva mai avuto alcun tipo di relazione con Martina. Elevato. Ma già la notte del 2 novembre, quella in cui Savi era stato aggredito mentre apriva il cancello di casa, qualcun altro si era reso conto dell'errore. Dopo aver capito di aver sfregiato la persona sbagliata, Martina e Alexander erano tornati infatti su internet e avevano ripreso a setacciare la città
per trovare Giuliano Carparelli, il fotografo per il quale sarebbero cominciati 2 mesi da incubo. Il povero Stefano ha subito questa cosa totalmente senza senso, ancor più che per gli altri. Una volta che loro ebbero capito che avevano sbagliato l'obiettivo e che il vero obiettivo era Giuliano Carparelli, si sono attivati per rifare nei suoi confronti un attentato dove chi lanciava l'acido era Martina Levato, così come presumibilmente aveva fatto anche con Stefano Savi. Avete ascoltato Diabolica, la coppia dell'acido, un podcast del Corriere della Sera scritto da Francesco Gianbertone, Gianni Santucci ed Elisabetta Andreis, con il coordinamento editoriale di Alessandra Coppola. In redazione Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese per Piano P. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Musiche originali di Massimo Zoara.